Un attimo solo. Chiedes. Di ieri, libera. Chi è? Aspetta. Abbiamo fatto. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con Casa Scilipoti? Sì, chi è? Sì, buonasera. Cercavo il signor Mimmo Scilipoti. Sì, aspettate un attimo. Mimmo, sì, siamo. Niente. Ufficio tributi. No, voglio chiamare degli Scilipoti a caso in tutta Italia. Sì, ufficio tributi. No, degli Scilipoti a caso in tutta Italia, per capire come vivono il fatto di chiamarsi Scilipoti. Certo, è geniale questa cosa. Aspetta. Bella. Pronto? Ma perché la signora mi sta passando il marito? Abbiamo chiamato. Pronto? Pronto, buonasera. Scilipoti? Come? Pronto, buonasera. Cercavo il signor Mimmo Scilipoti. Sì. Mimmo. Domenico Scilipoti, il deputato, ha capito? Come? Il deputato Domenico Scilipoti, lei lo conosce? Non ho capito, niente. No, sto cercando Domenico Scilipoti, ha capito? Sono il padre io. Lei è il padre? Domenico non c'è più. No. Come non c'è più? Come non c'è più, scusi? Mi dica. No, io sto cercando Mimmo, Domenico. Quello che sta in Parlamento, Mimmo. No. Lo conosce lei, Mimmo Scilipoti? No, non lo conosco io. Non lo conosce, ma è parente. Ne ha sentito parlare? Sì, perché? No, ne ha sentito parlare? Perché? No, è per capire, cioè perché noi lo stiamo cercando, forse abbiamo sbagliato numero. Avete sbagliato numero, dai. Ma lei lo conosce o no? No. Non lo conosce? È orgoglioso. Guarda, chiudo il telefono, non mi interessa. Non le interessa? Beh, no, però voglio capire, ma lei si chiama Scilipoti, ma... Ho detto, non mi interessa, o mi chiamo Scilipoti, o mi chiamo Pingo Pallino, non mi interessa. Non ma non dobbiamo vendere delle enciclopedie. Ma non stiamo vendendo nulla. No, non mi interessa. Chiudo il telefono. Chiuda il telefono. E chiama... arrivederci. Vabbè, arrivederci. Un attimo, no. Un attimo. Pronto? Sì, buonasera, casa Scilipoti? Sì, chi parla? Buonasera, cerchiamo il signor Mimmo Scilipoti. No, non siamo noi. Ah, non siete voi, mi scusi. No, mi sono... un altro. Ci siamo sbagliati. No, non ho nessuna indicazione in proposito. Non ha nessuna indicazione? No, perché... quelli che i parenti di mio marito, tra i parenti di mio marito che conosciamo, non c'è nessuno con questo nome. Non c'è nessuno, no? Cioè, no. Lei non è parente di Mimmo Scilipoti, il politico? No. No, ma lo conosce lei? Lo conosce? Lo conosco per televisione. Per televisione, ma come qual è la sensazione di avere lo stesso nome? Sono curioso, lo stesso nome di Scilipoti. Mio marito dice che finalmente da quando c'è il politico la gente non si fa ripetere due volte il cognome, perché prima dicevano come Scili. Ah, perché adesso lo conoscono tutti, cioè, ecco. La vita è più facile, dice lei. Ma lei non si vergogna un po', signora, di chiamarsi come... Ma adesso non andiamo oltre, non mi sembra il caso. Non le sembra il caso. Beh, la ringrazio molto, buona prego, serata, buonasera. Signora. Grazie. Brasile.